L'attesa fumata bianca è arrivata. Nella giornata di ieri sono state definite le formalità per il passaggio della Triestina in mano al gruppo romano, così chiamato per indicare il duo Di Piero-Pontrelli. Il contratto preliminare è stato firmato proprio ieri, mentre il definitivo sarà firmato il 30 settembre, dopo un'analisi sulla situazione societaria e che servirà a determinare anche il prezzo. Ieri pomeriggio i nuovi acquirenti hanno indetto una conferenza stampa che ha visto la presenza di Paris Slippy, Pierre Mbock, l'amministratore delegato uscente, e l'avvocato Lunder, colui che ha seguito la trattativa sotto gli aspetti amministrativi e legali. Un incontro votato al dialogo, quello di ieri, dove il neoproprietario, il costruttore Pangrazio Di Piero, affiancato dal consulente tecnico Marco Pontrelli, già visto all'opera con la vecchia proprietà, ha voluto chiarire che l'intenzione è quella di porre solide basi per rilanciare la Triestina. Per fare questo occorrerà avere pazienza, visto che la situazione ereditata non è delle più rosee, con ancora un debito sulle spalle da circa 350.000 euro. Prima di tutto io parlo di risanamento, perché adesso si deve improntare tutta, si deve studiare le varie mosse, le varie cose, e chiaramente bisogna risanare, perché purtroppo c'è una situazione debitoria, non è gravissima, ma insomma va affrontata in un certo modo, quindi bisogna progettare, andare piano piano, step praticamente, e cercare insomma di fare bene, non fare il passo più lungo della gamba, chiaramente. La parte tecnica sarà affidata a Pontrelli, l'allenatore della prima squadra sarà Stefano Lotti Crestino, già allenatore della categoria juniors nella passata stagione. A sua disposizione una rosa per tre quarti completata, ricca di giovani ed in attesa, proprio in queste ore, di essere integrata da quegli elementi di qualità che tanto bene farebbero alla squadra ed all'ambiente. Non sono mancate stoccate a e da parte di Mbock. L'ex AD ha puntato il dito contro la città, accusando il fatto che ha trovato molte porte chiuse, dalla situazione stadio ai campi di allenamento fino ai ristoranti o alberghi. Dall'altro però è anche stato ricordato a Mbock che se una dirigenza compra una società di calcio alle Idi di marzo per poi venderla al 12 agosto facendo scomparire un ufficio stampa e gran parte dello staff, non pagando le spettanze ed arrivando a ridosso del campionato senza una rosa completa ed una situazione ancora definita, allora qualche colpa dovrà pur averla. Concludendo, questo sarà un altro anno di transizione dove si lavorerà sul campo per cercare di mantenere la categoria e dall'altro per riequilibrare la situazione economica. Il tutto guardando con ottimismo al domani. Forza Unione.